Ciao a tutti amici e bentornati in Life is Strange. Come al solito io sono Amorush Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video di Life is Strange. Mi raccomando amici, pollice in su per far continuare la serie, commentate e condividete il video, trovate Facebook, Twitter, Google Plus, mandando con Facebook e con WhatsApp un vostro messaggio con la condivisione del video, no? Vabbè, detto questo amici, noi iniziamo subito, ma come al solito e prima di tutto, via la cam! Ed eccoci qua, quindi continuiamo là dove l'avevamo lasciato e vediamo cosa succede in questa fottuta puntata di Life is Strange. Grandissimo gioco, amici. Guardate tutta la serie se non l'avete vista. Ok, eravamo arrivati alla colazione dopo aver dormito a casa di Chloe. Ok, qua abbiamo già visto tutto. Possiamo sederci a questo punto. Sediamoci, la nostra Max in versione un po' punk, diciamo. La possiamo guardare. Sì, infatti le piante sono praticamente morte. Guardiamo qua. Vediamo un po'. Neve improvvisa, strana eclisse, presto l'apocalisse. Poi, guardate qua. Questo è tutto qua. E guardate qua nell'angolo a sinistra c'è scritto: studente salta verso una morte pubblica alla Blackwell Academy. C'è proprio veramente un Thank you so ritaglio much, veramente Joyce. piccolo. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Ricordiamo che la madre qua di Chloe è quella che lavora alla famosa locanda. Ci volevo vedere il burro d'arachidi. Ok, burro d'arachidi, I'm glad guardiamo. it's creamy and not crunchy. Ok, guardiamo qua. Now that's what I call pancakes. Pancakes! Mangia. Mangia sti pancakes, che non sono plum cakes, mi raccomando, Sono pancakes. Mangia, Max, mangia. Ah, che bella la nostra Max, è fantastica. Che ragazza. Chi non sognerebbe, sì, sognerebbe di avere una ragazza così? Oh, c'è un uccellino, guardate in alto. Non posso. C'è un Seeing you uccellino again. sopra. L'album Ah, made me remember so much. di I know ricordi? Il these photos don't measure up to your work, Max. tuo lavoro, Max. Beh, insomma, Max, hai fatto My una ceppa favorite per ora, però. photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. La madre di How Claude come you difende didn't write sempre this il off to tizio lì, like però, Rachel? boh. You have your own cool style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this. Questo è William, è l'ex marito della madre di Chloe, nonché padre di Chloe, che è morto. I know, Joyce. Questo è I'm per chi si è sorry. perso qualche punto ogni qua, I ogni don't qua e want ogni là. this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Guardate all'epoca come And she erano was giovani, smart che non che too. adesso sono vecchie, però. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Quindi Chloe ha avuto, dopo che la morte è morto il padre, una sorta di Did you guys have a cambio. bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. Keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use Vedete che the bathroom. situazione Sure, run off and difficile. pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Ok, ha fatto una finta, I do Chloe. need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Nasconde delle schifezze, I vediamo bet David has subito. all of his surveillance secrets in his Vai, laptop. proviamo, portateli via. Senza password. No shit, it needs a password. Ah, ecco. How about step dudes? Idiotrigno. Try again. I need more Mi clues. servono più indizi per la password. Li troveremo qua? Nel cassetto, forse? C'è una sorta di matrimonio, secondo matrimonio, Maybe I could diciamo. try stepdad for the password.
Patrigno come password. E tra l'altro, buon 18° compleanno, Chloe. Oggi sono così felice che sei nata. Grazie per avermi accolto nella famiglia. Ti voglio bene, il tuo Patrigno. Quindi, Patrigno, password, Arcadia Bay. Ok, in teoria, qua, tornando qua, potremmo in teoria usare la password. Famiglia, quindi Patrigno. Proviamo. Error. Nope, è che poi sbaglio sempre, schiaccio esca al posto di esci. Ok, carina anche questa cosa di cercare la password tra gli... prendendo indizi tra le cose che ci sono, no? Niente da vedere qui, andiamo a vedere allora nella credenza, non c'è, c'è un'altra credenza qua. Nothing in it. Beh, c'è il televisore per vedere le videocamere nascoste, cerca, c'è un lucchetto. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171 potrebbe essere la password. Ok, continuiamo altri però. Chissà che cavolo di password ha. Armadietto delle armi. Accendi. Spegni, no, teniamo spento perché. E qui c'è. Attenzione, c'è un lucchetto anche qua. Ok, There's no way Chloe can put that gun back now. ha messo un lucchetto praticamente. Sì, ma è un'armeria quella, non è un. Vediamo un po'. Maybe this ID Il numero number. del tesserino 45 piripim piripon 212. E questo è lui militare, lo sappiamo, l'abbiamo già vista questa foto. Guardiamo un altro cassetto e vediamo cosa c'è. E poi schiaccio sempre esco per sbaglio, comunque va bene. I could try the license number for the password. Quindi 65. Beh, abbiamo un po' di tentativi adesso in effetti, eh. Abbiamo un bel po' di tentativi. Qua, vediamo cosa abbiamo qua. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Ho sbagliato, a posto di fare Looks leggi like sono David has read uscito. this a lot. Tornare a What did he casa, learn? coming back home, a veteran's guide, cioè una guida di un veterano, tenente James Edward. Ok, poi vediamo qua se abbiamo qualcos'altro. Abbiamo una videocassetta. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. 07-2007 la password. O la password è video message from... No, sarà solo il numero, ok? La targa come Chloe, password. can't picture David driving Joyce around with this on the car. Mamma mia, veramente. Beep, oggi sposi. Chissà com'era contenta Chloe. Ma chi ha tagliato l'erba? C'è un coltello dentro qui. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Oh, addirittura il mio angelo sul campo continua a volare. Andiamo Your nella car looks macchina. ready to Mangia roll. This is a better call for l'asfalto. David than Insomma, someone non è che else. sia. Nella letta Joyce might as well have parasole. wrote Let's get married. Vediamo un po'. È stato un onore averti alla tavola calda. È bello sapere che i gentiluomini esistono ancora. Mi piacerebbe parlare anche con te. Comunque, il nome è Joyce, se ti sei dimenticato. Ah, quindi qua capiamo come l'ha conosciuta. La tavola Might be a calda. useful password. Questa è una password 1-11-27-08. Meno male che non ce la dobbiamo ricordare tutte, altrimenti sarebbe un casino. Direi che abbiamo abbastanza password per provare. E a questo punto, vediamo un po'. Allora, proviamo con l'esercito. Continua a volare la password. Oh, shit balls. Merda secca. No way, Max. You totally froze the laptop. Però abbiamo bloccato il portatile. E non possiamo tornare indietro, tra l'altro. Yep, locked up. I can't enter any Ma, e non password. ci fa tornare indietro. Shit. Mannaggia, questa non ci voleva. Cioè, non possiamo tornare indietro. I still need to find the password to David's padlock. E sì, deve trovare la password. Come cavolo la troviamo la password? Se non possiamo andare indietro. Come cavolo la troviamo la password? Yep, locked up. I can't enter any password. Ok, Shit. io pensavo di tornare indietro, ma vedete il simbolo lì? Ci dice che non è possibile tornare indietro. Come cavolo la blocchiamo sta password? O la sblocchiamo? C'è un giro in macchina? Qua c'è una borsa, cerchiamo. That's cute. Could be a password here. Sì, potrebbe essere una password. Non è che è una password da tempo, no, eh?
Ok, ok, devi trovare la password, ma la domanda è: come cavolo lo sblocchiamo il computer? Si è bloccato, vorrei tornare indietro nel tempo, ma non posso. Eccoci qua, amici. Allora, non potevamo tornare indietro nel tempo, in realtà si può, guardate, però non so come mai, bloccando il PC, non avevamo la possibilità di tornare indietro nel tempo. Comunque, ho caricato il checkpoint precedente, esattamente da qua. Ho riguardato tutti gli indizi e adesso possiamo riprovare sperando di beccarla. Allora, esercito personale o famiglia? Allora, prima abbiamo provato esercito personale anche, però uno, allora, secondo me ne mette uno di famiglia lui, cioè nel senso, potrebbe essere 7-2007, proviamo 7-2007? No, ok. Io riproverei famiglia, a questo punto le abbiamo provate tutte. No, patrigno non è. Proviamo questa. 11-27-08. È lui la passanza, è lei. Rachel si incontra davvero con Frank. Attenzione, andiamo a leggere. Profilo di Rachel Amber. Rachel sta marinando la scuola da tutta la settimana. Frank e Rachel si incontrano ancora una volta. Rachel evita di andare nel suo dormitorio. Ho seguito Rachel fino al faro. Rapporto alla polizia di Arcadia Bay, caso numero 678, agente servizio Anderson Barry. Rapporto: Rachel Amber, 18 anni, è stata presa in custodia alle 14.35 presso la Blackwell Academy per possesso di sostanze stupefacenti. Il fatto è stato denunciato da David Madsen, capo della sicurezza del campus, che l'ha vista nell'intento di nascondere o mettere al sicuro una borsa medica. L'agente ha chiesto chiarimenti alla signorina Amber, che ha risposto negando e minacciandolo. La sua borsa conteneva diversi farmaci illegali. Vedere la pagina allegata per ulteriori dettagli. Poi abbiamo... qua è la povera Kate. Andiamo a vedere. Kate M segue lo stesso percorso per ogni lezione. Sentite Kate e Dana parlare di provviste per la festa del Vortex Club, droghe? Osservata Kate con il suo gruppo della chiesa, conosce la sua Bibbia. Kate resta in bagno più a lungo degli altri studenti, droghe? Quindi lui pensava che si drogasse, però. Vista Kate aiutare Jefferson dopo la lezione, non fidarsi di uomini adulti con pizzetto? Vabbè. Kate sta per conto sulla festa del Vortex Club, neanche va in chiesa, droghe? Provato a parlare con Kate a proposito della festa, si è arrabbiata ed è scappata. Colpevole. Quindi stava prendendo questi indizi. E qua su Max. Cioè addirittura con tutti gli orari che fa. Guardate qua, profilo di Max Caulfield. Alias online di Max. Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Mamma che nomignoli. Maxine Caulfield, studente primi. Orario di lezione di Max. Ottobre, settimana 2, orario scolastico 2013-2014. Ok, quindi sappiamo qualcosa in più di Rachel, ma neanche tanto di più. E apriamo qua. Andiamo a Taylor, attenzione. Ehi, Max, spero che tu stia bene. Volevo semplicemente ringraziare per essere davvero fregata di mia madre e me. Abbiamo tutti visto tutte le sacchette, nessun altro lo faceva. Grazie Taylor, cioè, volevo semplicemente ringraziarti per essertene davvero fregata di mia madre e me, un dispregiativo, adesso c'è un errore di traduzione, credo. Grazie Taylor, so che ci tieni anche tu, non abbastanza da salvarla, ma sarò qui ogni volta che avrai bisogno di parlare. Significa molto per me, ci sentiamo, baci. Interessante, tra l'altro poi, qua nei personaggi, Frank, per chi se l'è chiesto il messaggio di prima, è questo individuo qua, è quale Chloe deve dei soldi. Comunque andiamo da Chloe e parliamoci a questo punto. Parliamo. Attenzione. Attenzione. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. E atti vandalici, vabbè, insomma. Sì, siamo stati noi, però vabbè. PC bullshit colleges, entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Mamma mia, che cattivo. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? Che cattivo. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers.
Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Ah, mamma mia. Start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. E lo sta mettendo contro il muro. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Sta da parte di... Ovviamente sta da parte di Chloe. Scusate, però. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. Esatto, esatto. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Preston. Esatto, brutto fottuto. The students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have messo al muro, David. Attenzione. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel and tell... Oh, via, cacciato di casa. My own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flying. E cacciato fuori dalle palle! For once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Ecco, allora possiamo tornare indietro e cambiare la situazione, ma no, perché a me mi sta un po' sulle palle questo qua. Vediamo se ci parliamo. Però in effetti potremmo provare a tornare indietro a vedere cosa succede. E non sarebbe male. Adesso io qualcosa qua del tornare indietro, a volte va veloce, a volte si può andare direttamente al punto. Vediamo se ci riusciamo abbastanza in maniera veloce, diciamo, ecco, in maniera veloce, vale. Ok. Adesso appena facciamo parla, lui arriva. Ok, possiamo saltare tutto. Saltiamo anche qua, arriviamo al punto fatidico, cioè fatidico. Vediamo sta dalla parte di David, vediamo cosa succede. We don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting, or that he keeps all those weird files on your classmates, or how you're always going off on how creepy David Enough. Is. I don't want anybody being accused of anything. Cioè, è incredibile come sua madre stia dalla... In base alla nostra scelta. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Devo andare a cagare. Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Okay. Thanks again for defending me, Max. But this is my family. Ok, vediamo cosa ci dà. Forse la soluzione è migliore. Però, sicuramente Chloe si è incacchiata con noi. Però, potrebbe essere una soluzione migliore quella di... Cioè, amici, allora, qua... Questo non ci sta simpatico, però Chloe dovremmo stare dalla sua parte. In effetti è la nostra migliore amica, quindi dovremmo stare dalla sua parte. Però c'è l'incazzatura che ha fatto Max adesso con David, nel caso in cui ci schieriamo contro lui, è abbastanza pesante. Cioè David è stato addirittura cacciato di casa.
Però io voglio stare con Chloe, amici. Non lo so, perché qualcosa mi dice stai con Chloe anche se succederà un casino. Insomma, bisogna prendere delle scelte nella vita. E anche Life is Strange, appunto, dipende molto dalle nostre scelte. Mai come prima questo gioco ha dipeso dalle nostre scelte. Quindi prendiamo la via che abbiamo preso all'inizio. Possiamo farle tutte e due e vedere cosa succede. E credo che siate d'accordo con me nel seguire questa strada. Questa puntata specialissima di Life is Strange, quindi stai dalla parte di Chloe, adesso succedono a noi i casini, questa che si incacchia, quell'altro che si incacchia, tutti che si incacchiano e via. Questo si è incacchiato. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Ok, Understand? bene, allora andiamo da Chloe, vediamo cosa dice. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Farei meglio non rivolgere, va bene, ok. Ti do retta e lasciamo la casa. Però, amici, siamo arrivati alla fine di questa Listen. puntata. Per cui, per questa puntata è tutto, amici. Voglio ricordare come solito iscrivervi al canale, mettere un mi piace, ovviamente commentare. Ci vediamo al prossimo video del canale di Life is Strange, di qualsiasi cosa. Da Amorius è tutto, ciao e al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.